Leonardo da Vinci osservava il mondo circostante e progettava quello che non c'era ancora. Secoli dopo, i suoi concittadini raccolgono l'eredità del genio per partire dal patrimonio di conoscenza esistente per immaginare e costruire il futuro del loro territorio. È la cultura dell'impossibile, la scommessa con la quale la città di Vinci si candida a capitale della cultura 2024. Dopo il simbolo di Vinci, ora viene svelato il contenuto del dossier di candidatura, curato da Città di Vinci e Itinerari Paralleli, che è stato presentato al Ministero dei Beni Culturali. Questo è un progetto culturale che ha l'ambizione di non fermarsi al solo perimetro della cultura, ma di coinvolgere l'intero territorio nelle sue mille particolarità, quindi il sistema economico in particolare, le grandi aziende, le associazioni e così via. Convinti di poter accorpare una serie di iniziative di grande pregio e che facciano vedere la poliedricità del nostro territorio e dell'enorme patrimonio che si raccoglie attorno al tema della cultura. L'idea sulla quale poggia la candidatura è reinterpretare il genio in una visione contemporanea e inaugurare un rilancio del territorio basato su arte, ricerca, innovazione e nuove competenze, paesaggio e internazionalizzazione. Se Vinci sarà eletta capitale culturale, il via alle iniziative è previsto per il 13 gennaio 2024, con un grande evento inaugurale.